affrontare un tema così ampio che riguarda il futuro è sempre molto difficile, bisogna tenere una certa umiltà. Cosa ho cercato di raccontare? Un po' la nostra storia, che ci vede impegnati nel settore della sostenibilità dal 1994, con un'associazione che si chiamava Nuovo Ambiente. E poi cercare di capire quali potranno essere i bisogni delle persone che dovranno venire dopo di noi, nel concetto che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni un ambiente in cui poter esprimere e avere la possibilità di farlo i propri bisogni. È sul tema dei bisogni che oggi si concentra un po' l'attenzione sul concetto della sostenibilità, e questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è legato alla unicità di tutti gli interventi. Se si parla di sostenibilità bisogna studiare molto bene il luogo in cui si va ad agire, si va a progettare, si va a costruire. Per far questo bisogna controllare bene tutti gli apporti che questo nuovo posto, che ospiterà una nuova struttura, potrà dare, e quindi sfruttarli al meglio, e facendo così tutto quello che verrà fatto avrà una sua sostenibilità naturale.